L'Università degli Studi del Sannio inaugura il corso di laurea in Scienze Motorie per lo Sport e la Salute nel nuovo Pala Unisannio in Via dei Mulini. L'evento è terminato con uno spettacolo teatrale nel quale il campione del mondo Patrizio Oliva ha portato su un ring immaginario il racconto della sua tormentata vita. Non è stato facile attraversare le terre desolate di anni e mi hanno colpito come nessun cugino ha mai saputo fare. Ogni volta che mi mettevano alle corde e volevano ritempestarmi di pugni allo stomaco, io avevo sempre l'occhio attento in cerca di una via di fuga. Presenti anche Manfredo Fucile, ex giocatore di basket, stella della Fides Partenope, attualmente consigliere regionale del CONI, Nicolò Manfredini, calciatore italiano e portiere del Benevento Calcio, laureato in scienze motorie, e Davide Tizzano, canottiere, dirigente sportivo e velista italiano, nonché vincitore dell'oro olimpico. Parte oggi il nuovo corso di laurea in scienze motorie. È un'iniziativa molto importante per l'Università del Sannio che apre un filone completamente nuovo, quello dello sport e del benessere della persona, una sfida che è stata raccolta molto bene dai nostri studenti. Abbiamo al momento poco meno di 180 pre-immatricolati. L'Università del Sannio continua il suo processo di costante potenziamento e revisione dell'offerta didattica.